Zola, nato a Parigi nel 1840, ha origini italiane e molto presto inizia a dedicarsi al giornalismo, professione che non abbandonerà nemmeno quando inizierà a scrivere romanzi. Comincia a scrivere seguendo l'impronta romantica, ma dopo essere entrato in contatto con le idee del positivismo, quelle di Taine, quelle di De Goncourt, comincia a scrivere il primo romanzo naturalista, Thérèse Raquin, nel 1867, seguito poi dai 20 volumi del ciclo dei Rougon-Macquart, e quindi nel 1877 dal romanzo che lo rese celebre, L'Assommoir, nel quale descrive la realtà degradata del mondo operaio parigino. La scelta di trattare il contesto umile in cui vivono e lavorano gli strati sociali inferiori deriva dalla convinzione di Zola che attraverso la letteratura si possa conoscere la realtà e migliorarla. Le sue teorie vengono infatti espresse nel romanzo sperimentale del 1880, nel quale Zola esprime il suo intento di trasformare il romanzo in uno strumento scientifico, da cui il nome romanzo sperimentale, perché condivide con i positivisti la convinzione che il metodo scientifico si possa applicare a qualsiasi ambito della vita umana, anche alla sfera spirituale, quella che concerne gli atti intellettuali e le passioni. Per Zola, l'arte mira a riprodurre la realtà e a indicare, proprio come fanno le scienze esatte, le cause dei comportamenti umani e le leggi che li governano. In questo senso lo scrittore non è molto diverso da un fisico o da un biologo e non a caso il sottotitolo che Zola diede alla saga dei Rougon-Macquart è Storia naturale e sociale di una famiglia del Secondo Impero. Egli immagina un romanziere in camice bianco che lavora sui suoi personaggi come uno scienziato sui topolini da laboratorio. Nel 1893 Zola dà alle stampe l'ultimo volume del ciclo dei Rougon-Macquart, un ciclo di romanzi che gli ha richiesto un immane sforzo lavorativo e compositivo, uno sforzo tuttavia non ripagato dalla critica che si dimostra aspra e persino violenta nei confronti dell'opera dello scrittore. Egli viene addirittura additato come individuo pericoloso, un pornografo e un potenziale sovversivo. Non migliora la sua posizione nell'opinione pubblica un deciso atto d'accusa passato alla storia come il J'accuse. Nel 1898 Zola pubblica una lettera aperta al presidente della Repubblica francese con cui egli prende apertamente le difese dell'ufficiale ebreo Alfred Dreyfus, accusato ingiustamente di spionaggio. L'articolo ebbe enorme risonanza in Francia, ma costò a Zola un anno di prigione e un breve esilio in Inghilterra. Lo scrittore morì nel 1902 a Parigi in circostanze non chiare, forse asfissiato dalle esalazioni di una stufa.